Amiche e amici di Grottaglie in Rete, siamo con Ciro Petrarulo, il coordinatore dell'Italia dei Valori per la città di Grottaglie, al quale chiediamo un bilancio delle attività del partito Italia dei Valori qui a Grottaglie, estendendoci anche a tutte le attività svolte nella provincia e anche quelle regionali e nazionali, per quanto riguarda l'anno 2010 e le prospettive per l'anno 2011 che sta per venire. Il bilancio 2010 è un bilancio estremamente positivo, anche perché abbiamo consacrato una svolta all'interno del partito e anche nell'operato esterno. Abbiamo comunicato quali sono i principi cardine del nostro partito e cercando di far capire alla gente che non è il caso che si allontani dalla politica, perché ci sono persone che crediamo forse con presunzione di essere tra questi, di poterli rappresentare, di poter dargli voce, di poter rappresentare i loro problemi ed eventualmente fare di tutto affinché si possano risolvere in considerazione dei problemi che ci sono sul territorio. E abbiamo organizzato eventi, abbiamo organizzato conferenze stampe su argomenti che toccano nel vivo la gente, sui rifiuti, sui tagli alla sanità, facendogli capire che noi siamo dalla loro parte, cioè il cittadino deve essere centrale per quello che è la politica sia sul territorio e anche regionale e nazionale. E l'ultimo incontro che abbiamo fatto a Martina Franca e con l'onorevole Ignazio Messina, poi è venuto a visitare la sede e ha avuto modo di apprezzare il lavoro svolto fino ad oggi e ci ha detto che porterà la nostra voce anche a livello nazionale e farà presente come una piccola comunità, quale è quella di Grottaglie. C'è anche una piccola comunità, quella di Grottaglie, c'è un partito, una sezione che fa il laboratorio politico. La sezione è costantemente aperta, è sempre piena di giovani che vogliono imparare a fare politica, piena di gente che ha capito che c'è qualcuno dalla loro parte. E le prospettive per il 2011 quali sono? È il tentativo, noi stiamo cercando di dare una ventata nuova, di aria nuova alla politica grottagliese. Vorremmo far capire alla gente che c'è gente nuova, c'è gente disposta a portare le problematiche dei cittadini grottagliesi in amministrazione e risolverli in maniera seria. Nel momento siamo presenti solamente come un consigliere, speriamo nelle prossime elezioni amministrative di poter avere qualche elemento in più, magari che possa far fronte a quali sono i problemi della comunità. Una cosa importante, aria nuova. Noi abbiamo bisogno di aria nuova. Per loro non significa uscire fuori da quali sono i canoni della sinistra, del centro-sinistra. Il DV è un partito di sinistra, si sente un partito di sinistra e si sente di tutelare tutti i cittadini. Però credo che comunque ci sia un attimino bisogno di facce nuove. Questo è quanto. Io vorrei fare gli auguri buon Natale, buon fine anno e buon inizio 2011 a tutta la cittadinanza. E non vorrei sembrare retorico, né tantomeno vorrei fare della demagogia, ma credo che in questo momento c'è veramente bisogno di auguri, di sapere che c'è qualcuno vicino alla gente che è senza lavoro, alla gente che è in cassa integrazione, agli agricoltori che hanno difficoltà ad arrivare alla fine dell'anno, agli anziani che hanno bisogno di qualcuno che sia vicino, ai bambini che hanno bisogno di spazio e di verde per poter giocare. Quelli hanno bisogno di un augurio particolare, più di quanto ne possono avere anche gli altri. Quindi io faccio l'augurio a tutti e spero che per il 2011 ci sia un momento di riflessione per tutte le forze politiche, di destra, di sinistra e di centro, e abbiano la capacità di mettere da parte quali sono gli interessi di partito e gli interessi, mi consente il termine, anche personali. Dobbiamo pensare alla gente, bisogna pensare alla gente che ha bisogno. Quindi un augurio va veramente a tutti e chiedo un momento di riflessione a tutti i politici che rappresenteranno il futuro Grottaglie nelle prossime amministrative.